Allora, sono Francesco Fusillo, siamo nell'ufficio del CTS di Verona e colgo l'occasione di questo piccolo video per mostrare a colleghi di Viterbo, Roma, Livorno, Cosenza, Matera, Pescara, la Mondelli di Novara, quali sono e anche altri che mi hanno mandato mail, quali sono i monitor touch compatibili con Sodi Linux e i software per la comunicazione aumentativa. Allora, questo è il monitor della IAMA, questo è un 21 pollici, perfettamente compatibile con Sodi Linux, come si vede sto usando il touch, è molto preciso e performante. Ecco, guarda. Ecco, come si vede, qua il gioco era spostare le immagini sui suoni e qua era la costruzione della frase, quindi la grammatica della frase. Però quello che mi interessa adesso è un piccolo video sull'aspetto tecnico. PC con Sodi Linux allineato in coppia uguale su monitor IAMA. Questo ha un'inclinazione che permette di essere adeguata alle necessità del bambino. Questo invece è un monitor più piccolo, stessa marca. ProLite, ecco, LCD, no, stessa marca, ProLite, LCD T1932MSC e come si vede il touch è perfetto, basta guardare la precisione della dito e anche la velocità di controllo. Questo per bambini più piccoli, anche questo è regolabile, è sganciabile e permette appunto di agire con grande precisione. Ecco, se devo fare una linea, se devo fare quello che voglio, insomma. Quindi posso usarlo touch per la comunicazione aumentata, per disegnare sopra, sotto, di fianco, dividere, eccetera. Quello che conta è che sia performante. Il nostro problema era trovare strumenti compatibili con il mondo Linux. Questo non ho fatto altro che attaccarlo. Fine, ho solo collegato. I driver dentro Sodi Linux ci sono, questo è il 2015, Sodi Linux 2015, a breve, qualche giorno Giovanni manderà in rete il 2016 con il nuovo monitor, però sarà ancora più funzionale. Quindi dal CTS di Verona vi ringrazio di averci ascoltato e seguito e buona sperimentazione con i monitor touch e i tavoli interattivi. Francesco Fusillo.